Il motorsport è molto importante per alcuni costruttori più di altri, perché comunque vuol dire sperimentare tecnologie, oppure a volte succede il contrario, che tecnologie che sono nate per le auto di serie poi finiscono nel mondo delle corse. Comunque sia, c'è chi ci crede molto, costruttori che ne hanno fatto motivo di vanto e che hanno costruito la propria storia di grandi successi, a cominciare da Porsche e da altri brand che hanno vinto tanto sui circuiti più prestigiosi del mondo e nei campionati più importanti. Porsche, ho detto, perché da qui cominciamo la nostra carrellata qui al Salone di Parigi. Porsche 911 GT3 Cup nuova farà il suo esordio il prossimo anno nella Porsche Super Cup, quella che dal 1993 accompagna la Formula 1, ma con questa macchina correranno anche nel campionato della Carrera Cup tedesca e anche in quello nordamericano. È nuova, il Boxer, il Flexix tradizionale, 6 cilindri straordinario, 4 litri, 485 cavalli, ancora più racing nel comportamento e anche nell'aspetto. L'alettone era quello che già c'era nella versione precedente, ma l'hanno migliorata sotto ogni aspetto, l'hanno alleggerita, l'hanno resa ancora più efficace e sarà la macchina con cui si confronteranno piloti che poi spesso diventano grandi campioni. L'esempio più recente è quello di Al Bumber, che lo scorso anno ha vinto la 24 ore di Le Mans. Quest'anno invece c'è un nostro motivo d'orgoglio, il pilota italiano Matteo Cairoli, che si sta giocando il titolo dopo aver vinto quello tra i rookie lo scorso anno. Porsche 911 GT3 Cup. Tra i video che avete già visto magari sul nostro canale YouTube c'è anche quello dove Alessio vi ha presentato la nuova Panamera Hybrid. Bene, quella tecnologia arriva dall'esperienza di Porsche nel mondo delle corse. 919 Hybrid, la macchina che sta dominando la scena nelle ultime due stagioni, hanno già vinto due volte la 24 ore di Le Mans e lo scorso anno hanno vinto il titolo mondiale costruttori e quello piloti con Brandon Hartley, Mark Webber e Timo Bernard. 1000 cavalli, powertrain ibrido, trazione sulle quattro ruote quando serve. È uno spettacolo straordinario che è quella della lotta fra tre colossi come Porsche, come Audi e come Toyota. La lotta tra i cugini nel Mondiale Endurance fra Porsche e Audi. Audi, altro brand, quello dei quattro anelli che da sempre crede nelle corse e che con questa R18 per il 2016 completamente ridisegnata con un nuovo pacchetto aerodinamico, motore turbo diesel, in questo caso differente la scelta rispetto al benzina della Porsche, ma anche in questo caso powertrain ibrido e tutta la tecnologia possibile per raccogliere altre vittorie. Questa è l'espressione più importante della tecnologia Audi nelle corse. Poi ci sono le vetture destinate ai clienti nei campionati monomarca oppure nelle corse GT3. Audi ha festeggiato il 200° esemplare della R8 LMS che in questi anni ha dominato la scena nelle corse delle GT3, vincendo gare prestigiose come la 24 ore di Spa, insomma le gare più importanti per quanto riguarda le GT. E poi è stata presentata in questi giorni anche la piccola che consentirà a molti clienti con un budget inferiore di poter correre in campionati importanti come il TCR oppure nelle gare come la 24 ore del Nürburgring e altri campionati che ormai hanno accolto questa nuova categoria TCR. Parlo della RS3 LMS che è basata sulla RS3 Sedan presentata qui al Salone di Parigi, macchina molto bella da vedere con 330 cavalli e l'opportunità per molti piloti di muovere i primi passi nelle corse che contano. Ho accennato alla grande lotta del Mondiale Endurance e alla 24 ore di Le Mans, la gara di durata più ambita da tutti i costruttori, anche da Toyota, che quest'anno ci è andata a un passo. Anzi, praticamente mancavano 3 minuti e mezzo dopo aver dominato la gara per 24 ore questa TS050 Hybrid, macchina straordinaria, anche qui al top nella lotta contro gli altri costruttori. Purtroppo sono stati traditi da un piccolo problema che ha rovinato la festa al costruttore giapponese, ma che sicuramente ci riproverà il prossimo anno. Eccola qua la belva di casa Toyota Gazoo Racing. Lo so che non si direbbe, ma questa è una Yaris. È una Yaris WRC, quella che da parecchi mesi sta facendo test in ogni angolo del pianeta sulle strade più difficili, perché dal prossimo anno si lancerà Toyota nella sfida del Mondiale Rally. WRC che cambia, nuovo regolamento, macchine più cattive come il look di questa Yaris WRC e soprattutto più potenti, con potenze che si aggireranno sui 380-400 cavalli. Stéphane Sarrazin e altri piloti l'hanno testata a lungo, sono pronti per gettare il guanto di sfida a Volkswagen, a Citroën e agli altri brand coinvolti nel Mondiale Rally. Questa è la Peugeot 2008 di KR con cui la Casa del Leone francese è tornata a vincere la Dakar 26 anni dopo la loro ultima affermazione, con Stéphane Petrancel giunto alla sua 12ª vittoria in carriera fra moto e auto. Questo è il mostro
Chiora è già stato sostituito da una nuova vettura. Questa era la 2008 DKR, la nuova 3008 DKR, lo dice la sigla stessa, è derivata dal nuovo SUV 3008, ma sempre con la stessa impostazione, due ruote automotrici, motore turbo diesel e poi tanta tecnologia per affrontare le insidie di gare come la Dakar. Con questa hanno vinto la Dakar nel 2016, hanno vinto il Silkway Rally e ora quella nuova la stanno già provando nel Rally del Marocco. E poi nel 2017 una nuova sfida per la Casa del Leone da vincere contro gli avversari alla Dakar. Anche Peugeot crede molto nelle corse e è tra i grandi protagonisti del mondiale Rallycross, dove da quest'anno è arrivato anche il grande Sébastien Loeb. Dopo 9 titoli ridati nel rally, dopo aver fatto la Dakar, affronta la nuova avventura del mondiale Rallycross, dove Peugeot vanta il titolo di vice campione del mondo del pilota Timmy Hansen e poi hanno vinto il titolo a squadre con la squadra che schiera queste meravigliose 208 VRX, macchina da 600 cavalli che raggiunge i 100 all'ora in 2 secondi. Un vero mostro e un grande divertimento sui tracciati di mezzo mondo. Qui rimaniamo in famiglia, gruppo PSA, in questo caso Citroën, il marchio del doppio Chevron, che negli ultimi anni ha vinto qualcosa come 16 titoli nel mondo delle corse. Negli ultimi 3 hanno dominato la scena del mondiale turismo con la Citroën C-Elysée, con 3 titoli costruttori e 3 vinti da José María López, che rimarrà in famiglia e correrà nella Formula E, il campionato 100% elettrico che parte fra pochi giorni da Hong Kong con il team DS Virgin Racing, ma intanto questa sarà la nuova arma con cui Citroën affronta una nuova sfida. Dopo aver dominato la scena per anni in coppia con Sébastien Loeb, tornano con questa bestiola, questa è la C3 WRC Concept presentata, ma in realtà testata a lungo nel corso di questa stagione con i piloti come Chris Meek, c'è già il suo nome, sarà lui ed altri a difendere il marchio francese nel nuovo campionato WRC che parte nel 2017.